Proseguono i record per la banca Tercasteramo. Dopo aver scritto la storia con la partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia e la certezza matematica dei playoff colta con largo anticipo, i biancorossi infatti colgono la vittoria numero 17 in campionato, toccando quota 34 in classifica, tetto mai raggiunto prima d'oggi dalla società del presidente Antonetti. Con il numero 1 biancorosso che gongola giustamente e si gode questi eccellenti risultati dei suoi ragazzi, che battono anche la premiata Montegranaro e credono sempre più alla possibilità di chiudere tra le prime 4 al termine della stagione regolare. Con 3 gare ancora da giocare, compreso il recupero contro la Virtus Bologna, tutto è possibile. Per ora sono state appaiate Milano e la stessa formazione felsinea, 2 punti di ritardo dalla seconda piazza occupata da Roma. Contro Montegranaro match spigoloso, ma portato a casa dagli uomini di coach Capobianco grazie alla solita abnegazione tattica e all'apporto di un po' tutti gli uomini. Su tutti Amoroso, MVP del match, che ci teneva a far bene contro i suoi ex compagni, 18 punti e 6 su 8 al tiro. Poeta 16 punti, Carroll 13 e 3 su 3 dalla lunga distanza e Jax, con quest'ultimo vero e proprio dominatore sotto i tabelloni, 19 punti, 8 su 12 al tiro. Eppure il confronto davanti ai 3.400 del Palasca non parte bene per i teramani. Dopo i primi 3 punti di Amoroso, infatti, la premiata, desiderosa di chiudere il discorso salvezza, è presentatasi senza l'infortunato Vasiliadis e con Vanoncini in panchina al posto del debilitato coach Finelli, messo KO da un virus intestinale, trova alte percentuali dalla distanza e dopo 5 minuti è sul più 9, 7 a 16. Coach Capobianco in panchina è furente, striglia i suoi e qualcosa in campo cambia rapidamente. 17-22 al decimo. Sono 6 punti di fila di Jax in apertura di secondo quarto a portare di nuovo la banca Tercas avanti, 24-22. E qualche istante prima del quindicesimo, punteggio 26-27, arriva un ulteriore break costruito da Brown e compagni, 10-1 e Teramo che prova a scappare, 36-28. È una tripla di Carroll a chiudere il primo tempo, 45-36 al riposo. L'avvio di terzo quarto sorride ancora di più alla banca Tercas che schizza sul più 13 grazie ad una tripla di Brown, 51-38. Ma gli Antonetti Boys non hanno la freddezza per chiudere il match in anticipo, complice anche un veemente ritorno ospite. Montegranaro infatti chiude il terzo periodo sotto di 8, 63-55 e produce il massimo sforzo in apertura di ultimo periodo, 65-63, parità a quota 69 con un parziale complessivo di 6-14. La lucidità però è uno dei marchi di fabbrica della banca Tercas che non si perde d'animo e trova nella coppia Moss Carroll i giustizieri della Sutor. Il primo infila 4 punti consecutivi, il secondo 2 triple quasi in rapida successione, 78-73 al 37esimo, 84-77 a 36 secondi dalla fine. Gli ospiti le provano tutte e vanno vicini all'overtime proprio negli istanti finali. Poeta fa 0 su 2 dalla lunetta, Flamini sbaglia la tripla del pareggio. Teramo alza le mani al cielo, ha vinto l'ennesima battaglia di questa incredibile stagione e si appresta ad affrontare un vero e proprio big match. Giovedì sera alle 20.30 infatti al Palas Capriano è in programma il recupero contro la Virtus Bologna, fresca vincitrice della Euro Challenge Cup. In palio c'è una buona fetta di terzo posto finale.